Marco Marchi, Liu Zhou. I'm walking toward a better world. I'm walking in better denim. Better fashion for a better future. Better denim, natural glam. Better every day. Better every night. Better denim for a better life. On a better earth, I lay with a smile. Liu Zhou, better denim, less impact, same style. Allora Marchi, avete anche voi avuto una svolta, una evidente svolta green, no? Assolutamente. Come direbbe Alberti, green, no? Esatto. E quanto voluta, quanto necessaria, onestamente? Beh, diciamo che oggi basta semplicemente essere cittadini del mondo per rendersi conto che qualcosa di veramente preoccupante sta capitando al nostro pianeta. E credo alla nostra età, Enrico, si diventa più sensibile, no? Si piange nei film e soprattutto si prende coscienza di un mondo che sta cambiando. E questo mondo che sta cambiando, in senso responsabile, un'azienda di abbigliamento che nel settore, ovviamente il settore tessile rappresenta il secondo, la seconda industria più inquinante del mondo, vi sia la necessità da parte di un imprenditore di prendere coscienza di questo cambiamento, di questa necessità di fare qualcosa per il nostro pianeta. Un discorso ovviamente impeccabile, però le voglio chiedere una cosa. Tutto questo come si concilia con la concorrenza? In realtà è stato possibile tutto questo perché sta diventando un plus, sì, perché in realtà, come dire, una produzione sostenibile costa di più di una produzione purché sia. Ma guarda, io partirei, innanzitutto credo che il business sia importante, ma sia altrettanto importante seguire le proprie convinzioni, perché è l'unico modo per perseguire un percorso, seppur complicato, ma consapevole e responsabile. Detto questo, quello che voglio ricordare, ho letto anche dai vostri inserti, Generazione Z, Generazione Millennials, dichiara a gran voce il fatto su la percentuale intervistata che il 37% è disponibile a spendere di più purché il prodotto sia ecosostenibile. E questo naturalmente fa scopa sul fatto che è bello essere responsabile, è bello fare qualcosa per il nostro pianeta, è altrettanto bello riconoscere che le nuove generazioni sono fortemente sensibili al fatto di seguire un prodotto ecosostenibile, quindi che abbia le caratteristiche per la tutela del nostro ambiente. Il verde della vegetazione, il blu marino. Ora, a proposito, blu marino, cosa è successo? Blu Marine rimane un sogno di ogni carpigiano e quindi chissà che magari qualcuno riesca a portarselo a casa. Cioè non è chiuso il discorso? Beh, il discorso è sempre aperto nel senso che quando c'è un amore profondo da parte di un'azienda che guarda con grande stima e responsabilità un marchio che ha fatto la storia italiana e che potenzialmente può essere oggetto di interesse da parte dei fondi stranieri, sarebbe un orgoglio tenerlo in Italia, dal momento che ormai ci hanno scippato quasi tutto. Ah ecco, noi facciamo anche un discorso, prima gli italiani direbbe uno, adesso non posso fare nomi, Salvini. Però insomma sì, un pochino sì, insomma in realtà poi diciamo il gruppo si allargherebbe bene, no? Ma diciamo che l'idea di un gruppo è qualcosa che mi ha sempre affascinato. Oggi per competere nel mondo occorre essere necessariamente di una dimensione diversa da quella... E anche di una diversificazione, no? La diversificazione, laddove esiste un'eccellenza, può essere assolutamente un'opportunità. Credo, mi permetto di sottolineare questo passaggio, avere una dimensione di un certo tipo significa competere nel mondo. E oggi è indispensabile competere perché abbiamo visto che i francesi stanno facendo un sistema,
i numeri che oggi hanno a disposizione permettono di giocare una partita assolutamente credibile nei confronti dei department store nel mondo e in mercati in forte sviluppo. Oggi purtroppo le aziende italiane sono piccole e hanno pochi mezzi per poter combattere questa competizione. Prima celiamo però il discorso del Made in Italy, almeno in questo settore, prima gli italiani ha un senso ben diverso, cioè il Made in Italy, abbiamo visto prima dalla ricerca di Google come il proprio brand Made in Italy sia sempre e sempre più ricato a dare l'idea comunque di un trademark forte per molti aspetti. Ma il Made in Carpi, secondo me, per lei vuole dire ancora di più, perché questo è tradizione, patrimonio, esperienza, riscatto anche in qualche modo. Bellissimo sbaglio quello che lei sta dicendo. Beh, la prima cosa che vorrei sottolineare è che l'Italia ha un fascino incredibile non solamente per il mondo ma anche per i francesi. Non è un caso che l'azienda più importante oggi in termini di fatturato, che è Gucci, ha un amministratore delegato italiano e uno stilista italiano. Quindi noi abbiamo un patrimonio e un'eccellenza che tutto il mondo ci riconosce. Carpi è un distretto industriale straordinario che ha permesso a Marco Marchi, uomo della provincia, purtroppo nato in una famiglia umile, non purtroppo, dico, l'umiltà non è necessariamente qualcosa di negativo. Magari non sarebbe Marco Marchi se fosse nato in una famiglia meno umile. Grazie, probabilmente è così. In ogni caso, comunque, negli anni 80 ha avuto un ventennio straordinario, dagli anni 80 alla fine degli anni 90, Carpi è stato un punto di riferimento, studiato a livello internazionale come un distretto di eccellenza. Una serie di, secondo me, errori, anche non solamente degli imprenditori carpigiani, ma anche della politica, ha ridotto questo territorio in una fase di forte decadenza. Il fatto di poter dare nuovamente orgoglio e un futuro a questa area, secondo me, straordinaria, che ha permesso a Marco Marchi di essere quello che è oggi, sarebbe per me un'opportunità. Gli errori della politica? Quali erano? Gli errori della politica, dal mio punto di vista, è aprire in modo selvaggio a un'importazione. Cioè non preservare quindi la produzione italiana. Secondo me noi avevamo un'eccellenza di un distretto che è stato in qualche modo erroneamente messo sul tavolo delle trattative e questo ha provocato, secondo me, degli effetti collaterali significativi. I distretti ci mettono 50 anni ad essere costruiti, passano 10 anni per distruggerli. Quanto resta del distretto di Carpi e quanto può tornare al meglio dei 50 anni? Due dati significativi. Terremoti a parte. Terremoti a parte, che comunque devo dire, nessuno si è accorto che da noi è successo un terribile evento e forse nessuno si è accorto che la gente continuava a lavorare dentro i capannoni diroccati. E questo dimostra un forte attaccamento al territorio, una forte volontà di darsi da fare della nostra popolazione. Quanto ci vuole, dicevo, se si vuole, cioè lei ritiene riproponibile un rilancio del sistema Carpi o sono così cambiate anche le condizioni di mercato e quanto con questo discorso di, come dire, di radicamento orgoglioso può resistere nell'era appena raccontata via Google, diciamo, che è così interfacciata virtualmente? Questa è una domanda, come direbbe qualcuno, da $1 million, no? Si sono sentite cifre maggiori, quindi lo possiamo buttare dentro, perfetto. Allora, diciamo che secondo me una cultura industriale, per quanto importante e radicata, necessita di un ricambio generazionale. In questo momento la complessità del sistema e sicuramente la incapacità di poter dare al distretto, che storicamente è famoso per lavorare non con un proprio brand, ma al servizio dei brand, è forse nella fase più delicata della propria vita, della propria esistenza. Tutto si distrugge, quindi insomma, noi abbiamo speranza che questo distretto possa nuovamente emergere sotto altre luci, sotto altre forme, la propria distinzione. Senta, non voglio concludere questo interessantissimo per me colloquio senza parlare di come un'azienda radicata, territoriale, che sta nel settore primo, affronta il futuro che è il presente tecnologico digitale e quanto sarà del suo futuro, ad esempio, nell'e-commerce. Allora, diciamo che in questo momento l'e-commerce è da tutti definito come la barriera del futuro. Io però voglio ricordare due dati
In un mercato estremamente evoluto come quello americano, l'85% delle transazioni del prodotto acquistato passa attraverso il negozio fisico. Il che vuol dire, e se noi guardiamo l'Italia, che è un mercato decisamente meno evoluto, molte aziende non sono... Però più compatto territorialmente. Se certo. Perfino negli Stati Uniti, che sono la terra delle grandi distanze, l'85%, no? Questo dimostra che il negozio fisico rimane e rimarrà ancora la casa del brand, dove poter raccontare la storia del marchio, dove poter far vivere un'esperienza d'acquisto e poter essere assolutamente sinergico nei confronti di un modello che è quello dell'omnichannel o anche del web. Abbiamo parlato prima del sogno che forse si realizzerà, forse no, con quelli romantico, con Blue Marine. Ci sono acquisizioni? Questo l'ha detto lei, io non sì, l'ho sì, detto. Sì, ho riconosciuto la mia voce. E ci sono, come dire, idee di acquisizione? Lei ha detto che l'idea di gruppo le piace, no? Mi piace da morire. E quando uno dice che l'idea di gruppo gli piace e non è più umile, diciamo, cioè è alla guida di un colosso, lo possiamo dire, forse l'idea di gruppo è studiata, no? Ma allora partirei con una battuta, sono tante cose che ci piacciono, poi non è tutto possibile ottenerle. Diciamo che nel mio sogno, e credo che ognuno di noi abbia il diritto di sognare, il fatto di costruire una piattaforma nel quale raccogliere le eccellenze italiane sia, credo, un obiettivo di ogni imprenditore italiano. Siamo forse stanchi, forse un po' frustrati del fatto di essere ormai scippati delle nostre eccellenze, il fatto di poter finalmente costruire qualcosa da poter far ricordare a noi stessi come un'area ancora che viene vista, l'abbiamo visto precedentemente, un'area di grande eccellenza, poter proteggere alcuni valori e alcuni heritage, secondo me è una sfida che io vorrei percorrere. Che è bello, che è una buona notizia anche per eventuali prede consensuali, evidentemente, no? Certo. E c'è una strategia? Beh, assolutamente. Diciamo che al di là dei sogni, fare impresa significa anche cercare di razionalizzarli e di metterli a terra. Vuole sapere che cosa ho intenzione di fare da grande? Beh, no, se proprio insiste. Va bene, allora glielo voglio dire. Sono alla ricerca di costruire un progetto importante, abbiamo fatto un accordo che credo sia sotto gli occhi di tutti con Coin, in quale io credo che la contaminazione, abbiamo preso una quota significativa di Coin, crediamo che la contaminazione tra i brand e i player importanti della distribuzione sia un valore aggiunto, perché permette alle aziende di vivere in modo contaminante il processo di crescita e di consapevolezza del mondo retail, approfittando di un numero significativo di follower appunto del mondo di Coin, che superano diverse milioni di database. Detto questo, abbiamo fatto e siamo in fase conclusiva di brand, e quindi 10 giorni fa ho costruito una holding che si chiama Holding Eccellenze Italiane, e questo passa attraverso proprio il mio desiderio di dare un senso, un volto e una dimensione a questo mio sogno. Cioè l'Arnaud di Carpi. Beh, questo l'ha detto lei, sì. Io vorrei semplicemente mettere a punto un sogno. Quando lo dirà Arnaud sarà... Quando lo dirà Arnaud vorrà dire che saremo qualcosa di molto importante, ma guardi, io credo che oggi... Avere ambizioni non sia un delitto. No, ma pensare ad Arnaud sia invece in questo caso un qualcosa peccato che di presunzione. Non è bravissimo, un peccato di presunzione. E credo in modo pragmatico, come oggi è la filosofia del nostro territorio, no? Noi siamo una vecchia zona contadina, quindi siamo abituati a fare le cose con, credo, buon senso e consapevolezza. E quando pensa a questo gruppo, che ormai è in fieri, quando si crea la holding vuol dire che qualcosa cioè, ci deve essere sottostante, e lei pensa soprattutto a Prima Carpi? Per darci degli indizi, ma per darci un'idea di come potrebbe essere. Sì, lei vuol sapere se ho acquistato Blue Marine. Io le posso dire... Posso dire con certezza, perché mi conosco, che non me ne può fregare di meno. Però se lei lo vuol dire... devo dire che a qualcuno interesserà, perché esattamente. Spero che interessi. Ma per sapere il resto, Blue Marine, lei l'ha detto con chiarezza, se si può fare, si fa. Certo, è stato modello, e comunque stiamo Diciamo parlando. Che a Carpi ci rimane poco altro, e quindi noi vediamo con interesse l'Italia.
E quindi non si pone limiti, diciamo. Però l'Italia, diciamo cioè, che i limiti vuol fare un sono... gruppo, no, però è un gruppo italiano. Si vuol chiama fare... Eccellenza Italiana, italiane. Perché noi crediamo che in Italia ci siano tante aziende straordinariamente forti che hanno bisogno di unirsi per poter fare un progetto internazionale credibile. Va bene, mi pare il più degno finale di questa mattinata. Grazie. Grazie, Rita. Grazie. Grazie.